Io parto con quella che è la lezione di oggi. Allora, lezione che riguarda tre aspetti fondamentali della nostra vita. La conoscenza, che ci porta alla disobbedienza, e la disobbedienza può essere praticata quando noi siamo in coerenza. Cioè in coerenza, quindi sono due parole. Perché questo? Innanzitutto scopriremo che per riuscire ad arrivare a tutto questo dobbiamo essere centrati. Quindi è fondamentale la centratura su noi stessi, altrimenti la conoscenza diviene qualcosa di sterile. La disobbedienza diviene un anticonformismo a priori e quindi non è più disobbedienza, e la coerenza diviene invece incoerenza. E quindi partiamo da quella che è la ricerca della conoscenza. Noi spesso e volentieri vogliamo conoscere molto di più per evolvere, ma la ricerca della conoscenza non deve essere mai sterile. Cioè, esempio, partecipo al corso, leggo il libro, mi guardo dei video, dialogo, mi confronto, però tutto questo deve avere sempre uno scopo pratico. Cioè, sapere qualcosa di più e non praticare non serve a molto. E so che sembra una cosa scontata, però poi nella vita di tutti i giorni ce ne Sì, dimentichiamo, sì. un po' tutti. Questo è un aspetto ovviamente molto importante e quindi serve anche a noi ricordarcelo, ripetercelo proprio per riportare nella vita di tutti i giorni poi la pratica, il fare. Perché essere e sapere non serve a niente se poi non facciamo, perché non ci dà dei risultati. La prima fase quindi è quando noi vogliamo conoscere, dobbiamo uscire dal dogmatismo. I dogmi che tra l'altro spesso e volentieri ci autoimponiamo. Perché è vero che qualcuno, quando noi nasciamo, ci inserisce in tutto in un contesto ben preciso e dove le cose sono così perché? Perché sì, perché no, perché l'ho deciso io. Okay, questo è un aspetto molto importante, ma è anche vero che poi tutta la serie di dogmi, mano a mano che cresciamo, ce li autoimponiamo noi perché non vogliamo uscire da quella famosa zona che viene definita comfort zone nella PNL, ma che alla fine è quella zona, quella situazione che ci dà comunque le nostre sicurezze. Cioè noi non usciamo da lì perché abbiamo degli appigli, abbiamo dei punti fermi. E quindi prima cosa da fare, come dicevo, è uscire proprio dal dogmatismo. Come si fa a uscire dal dogmatismo? Beh, si pratica qualcosa di diverso. Come si fa a praticare qualcosa di diverso? Bisogna prima decidere di voler cambiare la nostra vita. Senza la decisione iniziale, tutto il resto diviene sempre automatismo, meccanicità e mancanza di esperienza. Quindi, perché la conoscenza è importante? Innanzitutto perché ci fa uscire dal sistema. O meglio, a volte possiamo uscire dal sistema, a volte siamo impossibilitati a uscire dal sistema per tutta una serie di situazioni, anche perché noi, essendo degli esseri sociali, siamo all'interno di determinati sistemi.
allora cosa dobbiamo fare quando siamo impossibilitati ad uscire da questo sistema? Beh, giriamo il sistema a nostro favore. Ecco come si risolvono le questioni. Come ho detto più volte, noi possiamo uccidere il drago oppure utilizzare il drago a nostro favore. Cos'è il drago? Il drago sono tutte le nostre pulsioni più basse, sono le nostre paure, è il famoso Leviatano della mitologia, è il serpente biblico. Quindi il drago è quella parte di noi che ci fa scatenare la rabbia, la vergogna, quindi tutte le emozioni più basse. E allora che facciamo? Lo distruggiamo? Beh, insomma, se siamo l'Arcangelo Michele possiamo anche farlo, ok? Però l'Arcangelo Michele diciamo che ha raggiunto un livello di evoluzione e vive su piani diversi rispetto al nostro. E quindi ha raggiunto già una fase superiore. Quindi l'annichilimento delle emozioni inferiori, delle pulsioni, ma è anche accettabile. Ricordiamoci che noi invece viviamo in un mondo ancora materiale. Cioè, noi siamo ancora qua. Lo scopo ovviamente è di elevarci, di andare su altri piani, ma al momento siamo ancora qua. Quindi, le pulsioni basse ci servono ancora. Perché? Perché le basse pulsioni sono quelle che ci permettono la sopravvivenza. Ok? Quindi è importante, mi spiego, è importante quando trovo il leone avere paura e scappare. Ecco, quella paura detta positiva. Ok? Questo è importante. Ma allora come faccio a girare il drago a mio favore? Beh, due esempi io riporto molto spesso. Uno è quello di Harry Potter, per chi l'ha visto. Ok? Nell'ultimo film, quando loro entrano alla Gringot nella camera della Lestrange e poi devono uscire, vengono traditi e quindi si devono confrontare con un drago feroce che è messo a guardia di questa camera blindata, e quindi loro hanno due possibilità: cedere o utilizzare il drago a proprio favore. Quindi cosa fanno? Non cedono, ovviamente, ma invece di uccidere il drago, che sarebbe potuto essere l'azione più logica in quel momento, cosa fanno loro? No, non lo uccido il drago, perché mi è utile per uscire dalla Gringot. Quindi giro il sistema a mio favore. E che è anche l'azione più semplice, perché intanto non devo contrastare nulla, ma devo solo fluire sugli eventi. E quindi questo è un esempio molto interessante. Il secondo... Una domanda. Sì, vai Chiara. Che è sempre la solita. In che senso fluire sugli eventi? Che è la cosa più difficile, secondo me. Esatto. Mi sono scritto, scusa, trasformare il problema in opportunità. Bravissimo. Ecco, Ivan dice appunto trasformare il problema in opportunità, che è fluire negli eventi. Adesso andiamo a capire cosa significa fluire negli eventi. Non contrastarli. Cioè, mi spiego. Ogni volta che io voglio andare contro qualcosa perché non mi piace, sto in realtà creando un ulteriore conflitto. Allora cosa devo fare? Accetto la situazione, ok? Accettando la situazione, io percepisco le opportunità invece del problema. Cioè, Harry Potter cos'è?
Cioè, un drago non ce la potremmo mai fare ad uscire da qui perché è più forte di noi. È un problema grosso. Allora cosa faccio? Perché non lo vedo come opportunità? Cioè, questo grosso problema diviene la fonte della mia soluzione. Ecco come si fluisce negli eventi. Cioè, iniziare a uscire dal dogmatismo che il drago è più forte di me e iniziare a percepire l'ambiente, la situazione circostante come qualcosa invece che mi è stato messo lì per essere utile. Perché mi succede un ostacolo? Perché probabilmente devo prendere il messaggio di qualcos'altro. Facciamo sempre l'esempio più semplice e banale di tutti. Sono in autostrada, devo arrivare a un appuntamento e succede che, adesso non voglio dire per forza l'incidente, i lavori stanno facendo dei lavori, ok? Mi bloccano, arrivo in ritardo all'appuntamento. Ecco, ho perso l'opportunità. Magari ti sta dicendo, forse era meglio che non lo facessi quell'appuntamento. Meglio che non lo fai oggi. Magari può essere anche corretto, ma non oggi. Meglio fra qualche giorno. Ok? Oppure proprio mi sta dicendo, lascia stare perché perderesti tempo, ti creeresti danni. Quindi l'universo mi sta dando delle informazioni. Poi ovviamente sono diverse per ognuna a seconda del contesto. Io sto Sì, generalizzando in per questo rendere momento. l'idea. Certo. Esatto. Quindi questo significa fluire sugli eventi, non arrabbiarti. Allora, se io non mi arrabbio, cosa succede? O comprendo che non devo fare quell'appuntamento, oppure trovo la via di uscita e arrivo a fare l'appuntamento comunque. Ma con un'informazione diversa. Faccio un'altra strada. Ho la possibilità di riflettere su alcune cose che potrebbero essere utili a quell'appuntamento, ma anche a qualcos'altro nella nostra vita. Ecco la conoscenza come inizia ad essere utile nella nostra vita. L'osservazione, prima di tutto, l'osservazione dell'ambiente. Ma qual è l'altro aspetto che volevo portarvi a portarvi insomma in luce, sempre il drago. Qualcuno di voi avrà letto quella famosa storia dove c'è il drago che rapisce la principessa, ma la tratta comunque da principessa, nel senso che la accudisce, la protegge e si prende cura di lei, e lei sta lì tutto il tempo ad aspettare che il principe vada a salvarla. Finché, vedendo che il principe non arriva, lei prende la spada, inizia a colpire il drago e il drago gli dice: "Ma perché fai questo? Perché tu mi stai tenendo prigioniera?" E lui gli dice: "In realtà io non ti sto tenendo prigioniera, sei tu che sei lì, non sei mai scappata." E lei riflette e dice: "Sono io che mi sono creata una prigione da sola." Perché? Perché la sua soluzione era che dovesse essere il principe che doveva andarla a salvare, quando lei poteva benissimo prendere le sue cose, salutare il drago e andarsene. Capite come siamo noi a crearci i problemi e i dogmi? Perché mi rapisce il drago e quindi mi devono venire a salvare, quando tu puoi Non è semplicemente detto. aprire la porta e andartene. Ecco un po' come Perché hai noi. paura di uscire dalla zona di comfort, come dici? Perché hai paura di uscire dalla famosa zona di comfort? Perché? Perché ci è stato detto che, attenzione, la soluzione è sempre fuori di noi. In realtà la soluzione siamo sempre noi. Tramite cosa? La conoscenza. Cosa è successo? Ho conosciuto che
Il drago in realtà non è cattivo, ma è a mia disposizione. Il sistema non è cattivo, è a mia disposizione. Dipende dal mio punto di vista.